ragazzi, bentrovati nel pomeriggio di Finanza Now. Andiamo subito a vedere quello che sta accadendo nel comparto cripto. Lo facciamo sempre in compagnia di esperti. Oggi qui con noi Mattia Spanghero. Bentrovato Mattia. Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti i telespettatori. Mattia, cosa sta succedendo nel comparto cripto? Raccontaci un po' se ci sono delle notizie succulente e soprattutto qual è stato l'andamento di questa criptovaluta Bitcoin e di tutte le altre sue sorelle, maggiori, minori, insomma, non diamo particolari definizioni, magari sorelle e basta. Come sta andando? Ok, allora il mercato ha sicuramente risposto bene. Quindi se facciamo un passo indietro, martedì scorso noi avevamo individuato l'area di supporto tra i 47,2 e i 48, così è stato, quindi nell'analisi che avevamo fatto notare quelli che erano quattro appoggi, quindi non si poteva parlare di triplo minimo, ma si poteva parlare di supporto, così è stato, ha dato l'impulso fino all'area dove ci aspettavamo arrivasse, ovvero sia 50K, sui 50K ha fatto quella figura che io adoro nell'analisi tecnica, che è l'uncino, quindi break, uncino, ripartenza, e adesso quota in questo esatto momento 50.358, quindi sembrerebbe essere sopra i 50. 50 è il primo ostacolo, motivo per cui io ho congelato il gain delle posizioni con obiettivo sul medio e lungo i 53.000. Lì potremo vedere se riparte una fase di lateralizzazione o se il mercato va a fare delle prese di beneficio e quindi rimane valido comunque supporto fino a 48. Si conferma il range alzato, ecco appunto questo con il contributo della grafica, grazie. Qui vedete praticamente com'è stata l'azione. Lunedì scorso, come detto, era entrato long sul supporto. E vedete Bitcoin ed Ethereum sono i trade long, ok? Quando è arrivato all'area di 50.000, quella che noi aspettavamo come piano di trading, come prima resistenza, cosa ho fatto? Ho pensato di edgeare, quindi di coprirmi parzialmente, e ho shortato una quantità di Ethereum e una quantità di Bitcoin, semplicemente come l'ho fatto contro euro. Mentre nelle posizioni principali ho tradato Bitcoin dollaro ed Ethereum dollaro, le coperture le ho fatte shortando, quindi vendendo lo scoperto, Ethereum contro euro e Bitcoin contro euro. Le size, le quantità sono leggermente sovraesposte al long. Quindi cosa fa sì che succeda questo a livello operativo? Io sono lungo di 1,37, ok? Incasso, vado man mano ad alleggerire, arrivo a 0,47 long. Shorto 0,27. Ethereum sono long di 7, alleggerisco, arrivo ad averne 1,70. E ne shorto 0,70, ne shorto 1. Quindi rimango con una lieve esposizione long che fa sì che mi accompagni la salita, qualora andasse a 53, vado ad incrementare il guadagno. Altrimenti il mercato dovesse scendere, la mia posizione è congelata. Quindi se noi facciamo i conti di quello che vedete lì, dovessi chiudere adesso la struttura, incasserei circa netti $9.000. Posizione aperta lunedì scorso, quindi una settimana da 9K. La mia è stata una scelta, tra virgolette, conservativa di mettere le copertine perché non amo essere ingordo sui mercati, soprattutto se lavoro in margine a leva. Se io lavoro su exchange, va bene, posso anche tenere 2 anni in una posizione, dimenticarmene. Chiaramente, lavorando in margine, intanto dei costi margine, intanto sono esposto alla leva. Poi arriva il momento in cui una notizia, una presa di beneficio, me la porta in giù e io non sono coperto, magari la posizione che adesso vedete a quasi $9.700 di gain, me la ritrovo a più 7.000, più 7.500, ci lascio quasi 2.000. Allora dico, mi copro, va benissimo. Dovesse scendere dal punto in cui siamo, le due copertine, le chiamo io, i due short, chiaramente andrebbero vicino al pari o gain, a quel punto lì vengono chiusi gli short, così io non ho neanche perdita dalla copertina, e la struttura posso chiuderla, incasso i miei $9.200, la settimana è fatta. E anche qui tornano in campo gli elementi che spesso analizziamo in queste dirette, che sono la disciplina, avere un piano, non improvvisare, non far gambling, perché noi siamo qua, certo, per
trarre profitto dal mercato, non per vedere chi è più bello e chi ha più ragione, no? Esatto, e soprattutto non a giocare, così come l'abbiamo definito qui insieme, stiamo facendo trading, non gambling, quindi assolutamente non si tratta di scommettere così un po' come ci suggerisce la pancia, ma invece ecco, fare un buon collegamento ormone-pancia, perché sicuramente c'è anche una componente emozionale di tutto questo, però andare a fare sia a livello di schema mentale quello che deve essere analizzato e poi insomma andare a fare una strategia così come tu ce la stai suggerendo. Spesso quel collegamento, Giulia, è mancante in alcuni trader, soprattutto chi cerca il soldo facile. E questo è fondamentale, io ritengo sia anche una questione di rispetto. Quando tu investi del tempo, che secondo me è il bene più prezioso che un essere umano ha, coinvolgendo anche il team e tutto, facendo un'analisi, quando arrivi a portare a casa una struttura 9.000 euro netti in una settimana, subentra anche un po' di rispetto. Certo. Perché non la proteggo? Perché non la incasso? Cosa devo aspettarmi? Di farne 12.000? A che scopo? Perché devo continuare a mettere delle incognite in qualcosa? Cioè, c'è gente che deve lavorare magari uno o due mesi per fare quello che noi abbiamo fatto in una settimana. E mi sembra giusto anche iniziare a far fruttare il profitto stesso, no? Quindi io, congelando quella posizione lì, quei 9.000 diventeranno 9.000 a sua volta da investire, magari in holding, magari in rendita passiva, e solo così cresce la struttura. Oppure da lì prendere una parte per quelle che possono essere le spese, ma sempre col criterio de alla bisogna. Come ho sempre detto, questo è fondamentale, non riguarda molto il grafico e il monitor, ma è una parte importantissima del trader. Se io ho la necessità di ricavare 1.500 euro perché ho una rata, non lo so, ad esempio, una volta che li ho fatti, se io non li incasso, e magari per ingordigia, magari per gambling, magari per testardaggine, questi mi diventano 800, io quella rata non la pago, e lì è un loss vero. Quindi certo, bisogna stare molto attenti tra la soglia, tra mancato guadagno legato al bisogno, piuttosto che perdita. Questo è il motivo per cui dovesse andare a 60.000, e io adesso la chiudo, cavolo, avresti potuto fare 15.000, certo. Ne ho fatti 9, se va a 40... oltre a perdere i 9 finisco anche in loss. Certo. E non è facile, perché di fronte a certe cifre, soprattutto se non c'è alle spalle un'esperienza, magari una persona si fa un po' prendere. Stessa cosa del casino, no? Il bias della mancanza della perdita. Quindi secondo me abbiamo fatto bene a condividere la struttura, perché aveva le coperture, no? E quindi certo, è un esempio abbastanza chiaro di come si difende un gain e di come si fa crescere quello che è un patrimonio attraverso la diversificazione, attraverso la protezione, non solo con gli stop loss di quella che può essere la perdita, ma del guadagno. E un altro dogma che noi applichiamo in sala è: per ogni operazione l'unica certezza che io ho a priori è quanto perderò. Perché certo, se io entro, io so già quanto perdo, l'incognita è il guadagno, però certo, la certezza è quanto perdo. Se io destino come drawdown $500 a quell'operazione, arriva $500 di loss, si esce. Dopo mi va a teorici più 4.000, amen. Perché se io ogni volta agisco così, sto in piedi, performo, cresco e vivo di questo. Se inizio a metterci variabili che non esistono, ma la prossima volta, ma non può andare sempre contro, ma mi hanno cercato, ma mi hanno cacciato lo stop, allora si finisce nell'85% di quelli che lasciano soldi al mercato invece che prenderli. Ed è importante rinfrescarlo sempre come concetto. E qui subentra proprio il rispetto, come ne hai parlato tu. Ecco, non ci sono solo perdite che riguardano strettamente noi, ecco, come persone, ma bisogna tenere conto di tutto un sistema. Chiaramente se ho delle incombenze da pagare e rischio vado a cercare di avere di più e poi perdo, non posso neanche coprire le spese che qualcun altro sta aspettando io vada a risolvere. Quindi è molto molto importante essere responsabili anche quando si va a tradare, quindi tradare responsabilmente, questo potrebbe essere un claim. Esatto.
facciamo la pubblicità col ministero. Esatto. Anche perché è coerente con quello che noi abbiamo detto martedì, no? Se io nel mio piano di trading individuo un range e dico compro sulla parte bassa del range, vendo sulla parte alta del range e non lo faccio, allora è meglio che nella vita faccio altro, perché non sarebbe coerente. Ma non è facile. Molto spesso viene sottovalutato l'aspetto psicologico. Uno dice, cacchio, sono 9.000, perché se potrebbero diventare 11? Ma magari diventano 13? E perdi il contatto con la realtà. E ti dimentichi che per una settimana ti sei detto ogni giorno, sulla parte alta del range devo vendere, sulla parte alta del range devo vendere. E qua la psicologia è importante. Quindi, insomma, abbiamo rinfrescato i telespettatori che secondo me potranno trarre delle belle indicazioni, dei begli spunti da queste coperture. Certo. Non si parla solo di trading, anzi, quasi non ne parliamo di trading speculativo. Ci piace parlare del trading fatto con la giusta insomma, impostazione. Sicuramente c'è una speculazione, chiaramente c'è il guadagno, però dall'altra parte bisogna creare un guadagno il più possibile duraturo, sicuro e preciso. Perciò sicuramente abbiamo fatto un bel refresh, qualcosa che a livello educativo serve moltissimo. Ma poi confermiamo, dimmi. Confermiamo, senza nulla togliere la mission, confermiamo anche hashtag talismano Finanza Now, hashtag Magic Giulia, insomma un'altra settimana 9.000, voglio dire. In base alle statistiche degli oracoli di Finanza Now ci siamo dentro come performance. E a fine anno io aspetto la targa, ovviamente il riconoscimento, andrò a ritirare questo premio, Talismano Giulia, è un grande merito per la grande apporto al mondo cripto che ho portato. Sicuramente ci sarà questa premiazione, Mattia, io l'aspetto. Pronti agli award. Siamo pronti a ritirare questo premio. Detto questo, Mattia, perché noi dobbiamo anche scherzare un po', se no non siamo contenti. La vita è una cosa bellissima, non vedo perché piangere. Esattamente, per quanto riguarda invece la nostra mission, dobbiamo andare avanti col nostro abecedario delle cripto, ci sono altre notizie prima di passare alla parte così puramente educativa? Ci sono altre notizie di cui dobbiamo parlare? C'è stato qualche evento, qualcuno ha parlato? Sai che sulle cripto c'è sempre molta, molta voglia di parlare, anche se chi parla tante volte non conosce. Ci sono delle news in merito? Esattamente, allora io chiuderei con un amen riguardo alle parole che hai detto, perché è esattamente così, quindi non aggiungo altro. Non si aggiunge, benissimo. Tra i pochi che possono permettersi di parlare di cripto, quello che secondo me vale la pena segnalare, Grayscale, che è diciamo l'istituzione di riferimento, che continua a creare dei panierini, dei piccoli fondi, degli aggregati per permettere agli istituzionali di entrare nelle cripto, hanno aumentato l'esposizione e l'apporto da parte di clienti. Però parliamo di banche molto molto importanti, parliamo di SG, parliamo di realtà istituzionali di un certo tipo, parliamo di Morgan Stanley, tutte realtà che prima facevano un sondaggio che poteva essere lo 0,5, l'1%, adesso stiamo iniziando ad andare verso il 5% di esposizione cripto su queste realtà. Nascono prodotti derivati legati alle cripto da istituzioni di un certo tipo, citiamo la Svizzera, una banca, e notizia recente di un'ennesima proposta di un ETF aggregatore di cripto. Ci sono degli indici riguardanti la DeFi che raccolgono un paniere di titolini legati alla finanza decentralizzata, acquistabili anche utilizzando fiat da istituzionali. Quindi non c'è stata la notizia da dire oddio, mi ha sconvolto la settimana, però c'è una conferma di tutto quello che era il sentore che noi stavamo analizzando in queste settimane, quindi monitorare chi sposta gli equilibri, cosa sta facendo, non la Cina che ogni due mesi si gira e parla male delle cripto. E questo l'è confermato dai prezzi. Infatti, man mano che aumentavano le esposizioni, i prodotti, l'ingerenza istituzionali, Bitcoin andava a fare sempre più livelli per confermare il supporto e andare a cercare di aggredire i 50.000. Quindi un po' questo è stato riassunto. È stata una settimana, a mio parere, estremamente coerente tra i fondamentali e il prezzo. Quindi diciamo che secondo me questo è il riassunto di quest'ottava.
Ottimo, ottimo. Bene, abbiamo fatto anche un quadro, insomma, a livello di notizie, un po' di analisi tecnica che sicuramente serve sempre anche per fare poi un riscontro su quella che è la realtà del trading, quindi come tradare, e poi abbiamo invece parlato di questa notizia, finalmente in arrivo da qualcuno che insomma se ne intende, che può parlare a proposito di, o meglio, tutti possono parlare a proposito di, però è come si parla. È come si parla che fa la differenza, sì. Mattia. Senti, a proposito di come si parla, torniamo al nostro abecedario. Siamo arrivati quasi alla fine di questo alfabeto e qual è il termine di oggi? Allora, oggi il Cripto Dizionario vi offre con la S stable coin. Oh, ecco, che sentiamo quindi, nominare questo termine, sì. Veramente a livello di politici viene usato tantissimo. Questo stable coin è un termine che si sente nominare molto spesso. Andiamo a vedere nello specifico cosa significa. Potrei azzardare, Giulia, anche il verbo abusato. Abusato, ecco, così, per fare una chiosa di quello che era il discorso di prima, esatto. Si può anche usare il verbo abusare, decisamente. Nel ringraziare Stefano per il prezioso lavoro, mi prendo un goccio d'acqua e poi procedo con la lettura. Assolutamente, mentre tu rinfreschi le fauci, io ringrazio io stessa e tutto il team di Crypto Hub che insomma, prodiga per noi per darci queste essenziali, importantissime informazioni. Tra l'altro non è cosa da poco anche il fatto di tradurre in termini così asciutti, per definirli in qualche modo, dei temi molto complicati, perché sì, è vero. Spesso la difficoltà è quella, rendere potabili i concetti che magari sono difficili anche per noi alcune volte. Allora, le stablecoin sono criptovalute definite alternative ai bitcoin. Il nome stesso fa capire la caratteristica principale di queste monete, ovvero sia la stabilità. Concetto che è un po' lontano dalle criptovalute, il cui tratto distintivo invece è chiaramente una volatilità, quindi un prezzo che rispetto alle fiat, quindi prendiamo Bitcoin dollaro, Ethereum dollaro, per esempio, varia molto. La stablecoin invece non subisce volatilità, perché il valore delle stablecoin è reso stabile attraverso il link, l'ancoraggio, il collegamento, a valute fiat. La principale che citiamo oggi insieme ad altre è USDT, la sigla che rappresenta Tether dollaro, o per esempio BUSD, sono ancorate allo dollaro americano. Non solo, ci sono delle stable coin che sono linkate a loro, per esempio. E qua citiamo Paxos e XAUT. Noi le abbiamo accennate al volo quando Giulia portava l'esempio del trader delle materie prime, dell'oro digitale, comparazione con Bitcoin. Abbiamo fatto questo piccolo bullet, quindi adesso ci ritorniamo in approfondimento. Quello che è importante capire è che le stablecoin sono asset digitali a tutti gli effetti. Seguono semplicemente il prezzo del sottostante a cui sono linkate e quindi sono immuni dalle oscillazioni di prezzo che invece possono avere le altre cripto rispetto alle valute fiat. Sono a volte impropriamente definite anti-bitcoin perché chiaramente permettono di fare pagamenti o di muovere valore attraverso il sistema blockchain, quindi bypassando le fiat e gli intermediari in modo istantaneo e a livello globale, esattamente come bitcoin. Però io non lo vedo un antagonismo, nel senso, sposto valore in maniera libera da un controllo esterno, farlo in Bitcoin o farlo in stable, concettualmente cambia poco. È chiaro che se invece andiamo a prendere stable per stable, iniziamo a sviscerare gli elementi di decentralizzazione, controllo, onestà, coerenza con gli asset linkati, allora lì apriamo un mondo che ha più di qualche dubbio. Però io direi di rimanere legati alla definizione stessa. Certo. Quindi, dopo aver visto cosa sono le stable coin, qualcuno potrebbe appunto domandarsi cosa o chi garantisce la loro stabilità. Dubbio assolutamente lecito, che offre uno spunto per parlare di come sono progettate le stablecoin. Sono collateralizzate a fiat o commodities.
quindi adottano un link, un ancoraggio, un po' come sottostante derivati, no? Qualsiasi mm-hmm. tipo di sottostante derivate, io credo che lo trattiate generalmente, perché sì, avete anche l'opzionista, no? Martedì. Sì, assolutamente. Abbiamo sia il martedì che il lunedì che il venerdì parliamo di derivati sottostanti, quindi si sente perfetto. Parlare spesso di opzioni, perciò dovrebbero essere ormai navigati questo i nostri tre spettatori, decisamente. Perfetto. Allora non ci spendiamo ulteriori parole. Quindi, sottostante chiaramente è la stable, la cripto, che però viene portata all'interno del sistema blockchain. Spesso si utilizzano delle garanzie di terzi, quindi c'è un audit, quello che è un controllo, che mi può dire benissimo, la stable USDT ha riserva su determinati conti, sono stati emessi 15 milioni di USDT, e ci sono 15 milioni di dollari americani sul conto. Quindi queste sono collateralizzate e coperte. Dovessero esserci dei problemi sugli exchange, sugli spostamenti, non viene a crearsi un vuoto di valore, semplicemente viene riempito da quello che è il sottostante. Questo permette una maggiore interazione con quello che è il sistema economico tradizionale. Purtroppo però di contro centralizza l'architettura di struttura differenziando così quelle che sono le stablecoin dalle criptovalute completamente decentralizzate. Prima di chiudere con un po' di storia, faccio io un riassunto. Se un profilo finanziario vuole diversificare, vuole staccarsi parzialmente o totalmente dal sistema euro, fiat, banche, può farlo comprando cripto, spostandosi sulle cripto. Ma se non vuole subire il rischio di volatilità di Bitcoin, cosa fa? Cambia in stablecoin. Quindi succede che lui comunque è nel sistema cripto blockchain, ma non ha il rischio volatilità che può causare rispetto al valore fiat delle perdite. Sono nate per questo fondamentalmente. Certo. È un po' un cuscinetto di sicurezza quando magari non voglio essere esposto alla variazione di prezzo. Chiaramente il vantaggio principale è la comodità di transazione rispetto a quelli che sono gli asset tradizionali, perché se io dovessi fare un bonifico di 1,5 milioni dal Perù alla Russia, oltre che mi costa, oltre che è molto difficile farlo, oltre che devo avere dei benefondi infiniti, diventa un grosso problema. Lo faccio in stable, pago una commissione molto onesta, arriva veloce, in piena sicurezza e completo quella che è la mia esigenza di spostamento. Questo è reso semplice. Chiaramente, come ho citato prima, si parla anche di pratica di hedging finanziario sulle operazioni con stablecoin, che è un po' la chiusura dell'esempio fatto prima. Andiamo a vedere una classifica di quelle che sono state le stable più importanti e come si stanno evolvendo. Cominciamo con Tether, parliamo del 2015. Tether è legata, per chi non lo sapesse, all'ecosistema di Ethereum, Bitfinex, e tra i primi visionari, diciamo, delle seconde generazioni. Infatti l'anno di lancio corrisponde anche all'anno di creazione della fondazione Ethereum e dei primi Ethereum presenti sul mercato. Esattamente come Bitcoin lo è fra le cripto decentralizzate, Tether è la più diffusa e quella più conosciuta tra le stablecoin, nonostante sia stato oggetto di comunque indagini, polemiche, eccetera, finite sempre poi in niente, perché il sistema è continuato ad andare fino ad ora senza problemi. Spesso è il punto d'appoggio per entrare o uscire da un investimento in criptovaluta, tanto che un dato di fatto molto importante che voglio segnalare sono i volumi. Spesso sono addirittura doppi rispetto a quelli scambiati su BTC, quindi il doppio viene scambiato in Tether e la media fino ad oggi è circa sui 100 miliardi di dollari scambiati quotidianamente. Wow! Ovviamente su tutto il mondo degli exchange. Certo. Però è sintomatico, è un benchmark se vogliamo, se no addirittura il benchmark tra le stablecoin. Perché così tanto è successo? Gli sviluppatori sono stati tra i primi ad avere l'idea di tokenizzare il dollaro USA, un progetto che con il tempo ha convinto un numero sempre crescente di persone a comprare Tether dollari, da utilizzare come moneta di scambio per l'acquisto di altre criptovalute su cui investire. Da lì poi
sono nate stable legate all'euro, alla sterlina, allo yen, all'oro, ed è diventato un mondo parallelo dove non ti prendi il rischio della volatilità, ma comunque rimani in cripto. E secondo me è molto interessante. Io non le amo molto, a livello operativo non sono uno che usa stable. Se ho bisogno di euro, incasso euro e pace, continuo ad andare avanti in cripto. Però chiaramente sì, questo è un parere molto personale. Allora Mattia, se sei d'accordo, io chiuderei con Tether, che è un po' la Bitcoin, okay, è la Bitcoin delle stable, mettiamola così. Divento una crypto trader, cioè hodl, cioè tiro fuori di quei termini che dico, ma è incredibile. Ma con una naturalezza disarmante, peraltro. Sì, veramente, ormai è segnato il mio destino in questo mercato. No, Mattia, adesso a parte gli scherzi, ti ringraziamo tantissimo. Di nuovo ringraziamo il team di Crypto Hub. È stato bello oggi fare anche un po' di analisi tecnica che facciamo poco, perché diamo sempre spazio un po' più alla teoria del mondo cripto. Oggi abbiamo dato spazio invece anche un po' alla pratica, è stato molto bello vederlo insieme a te. Invece noi ci diamo appuntamento a settimana prossima per un'altra lettera, un'altra parola del nostro abecedario delle cripto, e come sempre di nuovo ringraziamo te, il team di Crypto Hub, per questo splendido lavoro che stiamo facendo insieme. Grazie a voi Giulia, non mancheremo allora martedì prossimo, e buona settimana a tutti. Buona settimana anche a te Mattia, davvero, grazie mille a Mattia.